Davide Malizia, campione del mondo di zucchero artistico. Oggi vi presento la mia linea di stampi in silicone, studiata e ideata con Decogil, dedicata alle PS artistiche in pasticceria. L'arte non consiste nel creare cose nuove, bensì nel saperle rappresentare con novità. Buona visione! Indossare sottoguanti di cotone e guanti speciali per zucchero a protezione termica. Preparare lo zucchero isomalto in una caraffa di vetro Pyrex, i colori idrosolubili, un termometro e una paletta per mescolare. Per la cottura dell'isomalto utilizzare una pentola a doppio fondo e una piastra a induzione. Versare l'isomalto poco alla volta e scioglierlo a calore alto mescolando di continuo per evitare la formazione di grumi e caramellizzazioni centrali. Portare a una temperatura di 170 gradi centigradi. Per facilità di utilizzo, versare lo zucchero in una caraffa di vetro Pyrex. A parte, preparare i colori in polvere da sciogliere in un bicchiere con acqua calda, in un rapporto di 1 grammo di colore e 5 grammi d'acqua. Aggiungere il colore nell'isomalto sciolto e mescolare. Versare l'isomalto colorato sul tappetino di silicone Decosil. Far raffreddare lo zucchero, impastandolo con l'aiuto del tappetino di silicone e procedere alla lavorazione finale. Preparare lo stampo tablet cuori della linea Malizia adagiandolo su una base di legno delle stesse dimensioni, ricoperta di carta forno e posizionare i vari inserti accessori in silicone. Per dare un effetto glitter, aggiungere della polvere pearlescente nella caraffa con lo zucchero isomalto rosso e mescolare bene. Passare la fiamma per eliminare le bolle d'aria prima di versare nello stampo. Colare contemporaneamente lo zucchero isomalto a 140 gradi centigradi dei colori trasparente e rosso. Cercare di dare un effetto sfumato, giocando con i due colori e completare il riempimento dello stampo. Far raffreddare con l'ausilio del phon o di un ventilatore. Capovolgere lo stampo, sfornare tirando verso l'alto, per permettere una facile estrazione dei pezzi. Passare la fiamma per lucidare tutti i pezzi estratti. Utilizzare le sfere e un soggetto in zucchero della linea Decosil Cerimonie, precedentemente preparati, e lucidare con la fiamma per eliminare le bolle d'aria. Potrete infine assemblare a piacimento i vari pezzi di zucchero ottenuti con lo stampo tablet cuori, utilizzando la fiamma e il phon ad aria fredda, per creare così sempre nuove sculture. Passare la fiamma per lucidare effettuando la rifinitura finale.